Rino Burzese, presidente dei Bordigotti, sabato 17 va in scena Ciaxi Canta, che è la dodicesima edizione dello spettacolo che ogni anno i Bordigotti organizzano in favore della Lilt. Sì, eh, torniamo dopo quattro anni di assenza, quattro anni pesanti, eh, siamo, siamo vogliosi proprio di mh, entrare di nuovo in scena con questo spettacolo totalmente nuovo perché ogni anno poi riproponiamo uno spettacolo, cerchiamo di farlo sempre diverso e divertente. Quest'anno diciamo che ci sarà sempre la parte musicale curata da noi. E sorpresa c'è la parte goliardica, eh, oltre a quella fatta dei Bordigotti, anche con due comici eh, che parteciperanno a questo evento. Sono due comici di Colorado, che sono Franco Rossi e Viviana Porro, che faranno parte del, di questo spettacolo quest'anno. Sì, sono veramente contenti di come ha detto il loro presidente poco fa, meno male che sono tornati, dopo quattro anni meno male che sono tornati loro, ma soprattutto che stiamo uscendo da una situazione drammatica come abbiamo vissuto, che ha reso difficile anche la, la vita e l'attività della Lilt, questo è da sottolineare. Ripartiamo, ripartiamo alla grande con una nuova sede, con un nuovo spettacolo dei Bordigotti. Quello che ci tengo a dire è che... L'attenzione che loro ci portano e soprattutto coloro che parteciperanno all'evento contribuiranno all'acquisto e all'attività, soprattutto all'attività del servizio che in questo momento i nostri concittadini apprezzano di più, che è quello del trasporto dei pazienti oncologici. Abbiamo in questo momento tre auto che trasportano una media di 80 pazienti al mese, dalla casa, da domicilio al luogo di cura, ovviamente sollevando famiglie e aziende e attività commerciali, cioè i loro parenti, da impegno che porterebbe via intere mattine.